Vieni. Grazie, grazie per accettare il nostro invito. Allora, eccoci qua. Dunque, io partirei da un punto strano, imprevisto, molto scomodo, perché questa è tradizione, deve dare un po' di disagio all'ospite, non nel tuo caso, però la teniamo per tenerli accesi. Dunque, in questi giorni sta avendo un grande successo al cinema il film su Leopardi. Allora, lei come vede questo fatto? È un dato in controtendenza? C'è da augurarsi che sia un'attenzione alla cultura? C'è un qualcosa su cui bisogna ben sperare per questo dato? Sì. Il film è bello, a me è piaciuto, c'è anche qualche critica da fare, se poi vogliamo la possiamo fare, ma lei parla del fenomeno, ci sono tutti i requisiti, i presupposti perché Leopardi piaccia. È un giovane, è morto poverino a 38 anni circa, è un giovane, è un immenso poeta, è un grande pensatore, cosa che era stata sottovalutata, ma più Leopardi si allontana, più viene fuori questa sua capacità di pensiero a livello di pensiero europeo. Parliamo di quel livello lì. Ecco, e poi c'è il dramma romantico, a parte la sofferenza personale, c'è il dramma romantico della sua vita. Dunque i presupposti perché piaccia ci sono. Lei ha detto che ha molto da insegnare alla nostra classe politica. Beh, ecco, nella complessità della personalità di Leopardi c'è una robusta corda civile, laica. Lui era proprio anticattolico. Qui si potrebbe fare un lungo discorso, ma lo evitiamo. C'è una robusta corda civile. Due dei suoi documenti più alti, uno in particolare che si chiama Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, scritto quando lui aveva 26 anni, dunque nel 24, se noi lo prendessimo e per almeno la metà o più la mettessimo come editoriale di un quotidiano, sarebbe, cosa tutto, diceva? Sarebbe tutto giusto. Cosa scriveva Leopardi? Beh, scriveva molte cose, ma a voler ridurre, proprio a prendere il punto, lui rimproverava gli italiani di non avere di non essere capaci di costruire una società. Cioè? Una società. Cioè di essere un insieme di persone sciolte, non capaci di. Che vuol dire costruire una società? Vuol dire trovarsi insieme su alcuni temi di fondo, al di là delle inclinazioni personali, di censo, di fede politica, di fede religiosa, cioè un elemento identitario forte che faccia una società. Lui dice, questo in Italia non c'è. Lui diceva, abbiamo abitudini e non principi. Ecco, uno degli aspetti di non essere capaci di costruire una società è di non trovare dei principi che tengano insieme. Difatti, tante volte lei nel suo programma fa parlare gli ospiti, per esempio, della capacità che noi abbiamo costituzionalmente di dividerci. È cioè una delle applicazioni. Dividerci su tutto. Cioè c'è l'abitudine a dividerci più che il principio da inseguire che magari ci potrebbe unire o magari spingere a dividerci. C'è l'abitudine a dividersi, questo dice. Più l'abitudine, la tendenza. La tendenza a, se volessimo affrontare, forzando un po' la cosa, se volessimo affrontare il discorso da un altro verso, non più Leopardi ma Guicciardini, e cioè il prevalere del particolare, che vuol dire il particolare individuale, ma anche il particolare di gruppi o di tendenze o di sette, di categorie, corporazioni. Prima si parlava delle difficoltà di innovare in Italia. Una delle difficoltà di innovare in Italia è la resistenza delle corporazioni, compresa la nostra, quella dei giornalisti. Dunque, lei da anni cura la rubrica delle lettere. Scusi, lei da anni cura la rubrica delle lettere su Repubblica. Sì, signore. Che cosa chiedono ora gli italiani oggi? Beh, intanto bisogna dire che Repubblica è un giornale con un profilo politico netto, quindi
quelli che leggono e scrivono a Repubblica sono una parte degli italiani. Chiedono, guardi, molti esprimono sconforto e sfiducia. Su questo io ho un osservatorio, nel limite che ho detto, ho un osservatorio forte, perché arrivano a me, poi altri al giornale, a me arrivano 100-150 lettere al giorno che guardo, non le leggo tutte, non le leggo interamente, ma le guardo tutte. E sfiducia, molti esprimono sfiducia. Quelli che non esprimono sfiducia vorrebbero veramente cambiare le cose in maniera confusa, però sentono il bisogno di cambiamento. Vede, non sembri in contraddizione con quello che ho detto prima, insieme alla grande spinta centrifuga che noi esprimiamo continuamente, c'è contemporaneamente, per paradosso, una spinta conservatrice che ci tiene fermi. La stessa cosa si diceva, lei forse non, lei è una persona colta ma è molto giovane. Ai tempi della Prima Repubblica si cercava di far capire agli americani che nel continuo cambiare dei governi che duravano in media 6 mesi, 7 mesi, quasi mai un anno, nel continuo cambiare dei governi in realtà le cose rimanevano sempre ferme. C'era questo frullino dei governi. Cioè noi li tranquillizzavamo dicendo guardate è vero che tanto non cambia mai nulla. Niente. Che poi si potrebbe risalire al Gattopardo, eccetera. E questo cambia con Renzi? Ci sta provando. Guardi, lo sapevo che mi avrebbe chiesto di Renzi perché è inevitabile. È il tema del giorno. È il tema del giorno, Pagnoncelli, eccetera. Guardi, a me personalmente Renzi non piace, ma credo che ci serva. Nel senso, noi usciamo da 20 anni, mi ha sorpreso di sentire qualche rappresentante della vecchia maggioranza rimproverare a Renzi i 7 mesi. Usciamo da 20 anni in cui siamo rimasti fermi, non abbiamo fatto niente. Da quando è crollato il sistema dei partiti a cavallo tra il 92 e il 94, per tutte le cose che sappiamo, non è più cambiato niente. Sono sorti dei movimenti nuovi, ma la situazione dal punto di vista del governo del paese è rimasta immobile. Renzi sta provando alla sua maniera, da bullo fiorentino, sta provando a farla girare di nuovo. E già il tentativo è un fatto positivo, dice lei. C'è stato un articolo di Alexander Stille, che è il figlio di Miscia, di Ugo Stille, che ho molto condiviso. Lui alla fine chiudeva così, e lo faccio mio. Io non so che, diceva, io non so che effetto e dove andranno a parare tutte queste riforme. So però una cosa, so che cosa succederà se queste riforme non ci saranno. Niente. Io ci credo. Non ci sarebbe niente. Le ha detto Renzi non mi piace. Ma non dovevamo parlare di Leopardi? Ora ne parliamo. Da Leopardi a Renzi il passaggio è breve. No, 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 è un abisso. Ma che breve. Cioè, senta. In mezzo c'è Berlusconi, ma ne parleremo. Senta, cosa ha capito Renzi degli italiani? Lei diceva non mi piace ma serve. Lui cosa ha capito degli italiani? Non lo so. Lui guardi, lui punta sulla velocità, è chiaro, che punta e per inclinazione personale, perché è chiaramente un uomo febbrile, dinamico, bruciante, non so come dorma, ma secondo me non dorme benissimo. E quindi punta sulla velocità e dentro la velocità nasconde anche quelle molte cose che dice e quelle che bene o male riesce a fare. Sa anche un'altra cosa, che se lui perde la velocità, come quelli che vanno in bicicletta, se perdi la velocità cadi, se lui perde la velocità cade, perché arriverà un momento in cui gli si chiederà conto, non so quando, ma gli si chiederà conto di quello che è riuscito a fare. E lì è tutta questione di velocità. Tra l'altro, lui punta molto sulla... Diceva prima la professoressa Signorelli, ci siamo dimenticati la dialettica. Invece, secondo me, Renzi punta molto sulla dialettica, no? Lui è bianco e contro di lui c'è il nero.
lui è veloce e contro di lui c'è la lentezza, lui è nuovo e contro di lui c'è il vecchio. Questa è un'arma a suo vantaggio di cui poi alla fine il paese può beneficiare, perché se lui riesce a portare il paese oltre l'ostacolo ne godiamo tutti, oppure è di per sé un'arma che può far male al paese? Questa divisione netta. La prima che ha detto. Può servire. Faccio via la prima che ha detto. Passiamo l'importante è passare alla domanda successiva. Berlusconi. Berlusconi, lei è stato un implacabile... Scusi? Lei è stato molto netto nel condannare determinati aspetti di Berlusconi e del berlusconismo. Oggi che domanda vorrebbe fargli e che riflessioni le porta a fare la figura di Silvio Berlusconi oggi? Se fossi cattolico gli chiederei si pente di quello che ha fatto, del male che ha fatto a questo paese. Cosa ha fatto di così terribile al paese di doversi... Non ha fatto niente. Questa è la cosa terribile. Ha avuto una maggioranza di 100 deputati. 100, se lo ricorda. Certo. Non ha fatto niente. No, le vorrei chiedere come ha perso il suo tempo, ma non vorrei che... No, ha lavorato per se stesso. C'era un mafioso che una volta ha detto una cosa icastica, come alle volte i malvagi sono capaci di dire. Ha detto, Iddu pensa solo a Iddu. Che in italiano sarebbe, lui pensa solo a se stesso. E una volta che ha fatto quello... Senta... Se quindi torniamo a Leopardi. Ci stiamo per arrivare, perché la chiuderemo, ma... Lei diceva nel 92-94, poi c'è Berlusconi di cui ha insomma questa immagine non proprio positiva. Ma scusi, ora... le faccio io una domanda. Mi dica che cosa resta dei governi di... che cosa resta di pratico, in pratica, dei governi di centrodestra. Dica Brunetta tre cose. In studio è la prima, diciamo. No, dai. Cosa resta? Sarebbe imbarazzata a rispondere. No, sa una volta cosa, ho paura che possa fatto restare. Ho fatto questa domanda, sa che cosa sì. Vanno a rispondere? La patente a punti. Che poi si aggira, no? Lo sappiamo tutti. No, sa, io non le do la risposta che le do io, perché ora il mio ruolo è quello di fare le domande. Le do la risposta che darebbe probabilmente la professoressa Signorelli. Ha lasciato un paese che spera di trovare in una scorciatoia la soluzione dei propri problemi. A questa risposta lei cosa risponderebbe a sua volta? Che la professoressa Signorelli, che è giusto quello che lei ha detto, ha applicato la stessa cosa a Renzi, dicendo che di Renzi non le piace il fatto che sia diventato una specie di Deus ex machina, 42%. Ma doveva dire, prima di arrivare a Renzi, doveva parlare di Berlusconi, perché la cosa... Che anche poi... lui era arrivato a livelli di consenso molto alti. Ho trovato una posizione un po' più comoda. Nella poltrona, se comunque abbiamo anche il fisioterapista all'uscita per i nostri ospiti. Senta, dicevo, seguendo questo percorso 92-94, Berlusconi ora Renzi, si può dire che la politica dal suo punto di vista è andata migliorando? È un segnale? Nel senso che almeno abbiamo trovato dei leader migliori col tempo che passava. Rispetto a Berlusconi c'è un sentimento di maggiore fiducia che può avere il cittadino, l'elettore. Nel guardare alla politica, o ascolti no? Floris, la politica migliora quando migliora il tenore del paese. E nel nostro caso non si tratta soltanto di far migliorare i conti, che come ha detto Barroso, che è un menagramo, però l'ha detto. Diamolo per gufo, diciamo. Altro stragufo, proprio quelli con la cosa col cappuccio nero. Ha detto siete sull'orlo del baratro. Ma non è soltanto questo, è una questione di fiducia. La scommessa che Renzi fa, circondandosi anche di imprenditori fortunati, di giovani che hanno brevettato una app, eccetera, è di ridare fiducia a noi. Perché l'economia, i numeri dell'economia sono i numeri purtroppo solidi dell'economia, ma c'è una componente psicologica nell'economia. Noi oggi non abbiamo fiducia. Dovremmo cercare di riavere in parte. La fiducia che avemmo quando si faceva l'autostrada del sole in 4 anni, Floris, 4 anni, impostare l'autostrada del sole da Milano a Roma,
4 anni. Lei si rende conto? In un paese pieno di montagne e di valli, di buchi da fare. Fu una parte del miracolo italiano. Ecco, se riuscissimo a ritrovare un decimo di quella fiducia che ci ha proiettato da un paese agricolo, patriarcale, arretrato a una del bene o male del G8, una parte sarebbe già... Basterebbe poco di quella per... Porca miseria. Lei ha scritto un romanzo molto bello che sta tra l'altro andando molto bene, come sempre capita alle cose che lei scrive, Il lato oscuro del cuore, che parla dell'aspetto mentale dell'affrontare i problemi, no? Tra l'altro dell'affrontare i problemi dell'isteria. Lei ha trovato un bel legame tra quello che stavamo dicendo e il libro. Ecco, come lo racconta questo approccio attraverso la mente ai problemi reali, no? Lo racconto dal punto di vista... C'è una pagina della storia della medicina che a me... della storia della salute in generale che a me piace particolarmente, ed è quando si è cominciato a studiare la mente. Ha detto bene, la mente, attenzione, non il cervello. Il cervello è... come dite voi, è organico, diciamo. Come dite voi giovani, l'hardware. Lei insiste a chiamarmi giovane, diciamo, sì. Manifesta un gap rispetto alla mia età, ma non mi fa diventare giovane. No, c'è un po' di divertimento. Noi quasi giovani. C'è un po' di sano divertimento. Se la sentano alla Leopolda, veramente. C'è un po' di divertimento. Dicevo, la mente è il sistema che c'è dentro. Ecco, quando si è cominciato a studiare la mente... entrando in quel groviglio, in quel guazzabuglio che è la mente di ognuno di noi, con quella parte che noi non sappiamo, che si chiama inconscio e che è lì cacciato dentro, e allora si è fatto un passo avanti nella storia della civiltà umana. Ecco, in quel libro io racconto, attraverso il caso di due donne che si trovano in certe circostanze drammatiche, a vedere come può essere applicata alla vita di ogni giorno quella grande scoperta. Senta, lei ha detto che è salutare anche questo atteggiamento che ha Renzi di dividere le cose tra il bianco e il nero, il vecchio e il nuovo. Sarebbe salutare anche una scissione in quella sinistra di cui lei ha sempre fatto parte? Lei ha fatto anche politica attiva e si è impegnato nel mondo della sinistra. Da giovane, quando lei era giovane. Foto di Che Guevara per ricordare, prego. No, dicevo, no, la scissione, no, non lo so, forse... Tra i due mondi, più che all'interno del partito, sono coniugabili? Quel mondo che abbiamo sentito parlare, abbiamo sentito la Camusso, abbiamo sentito la Ascani. Molto spesso capita, quando poi sentiamo Renzi o Fassina o Cuperlo o D'Alema, che si sono scontrati molto duramente, possono stare insieme questi due mondi, questi due linguaggi? Guardi, non lo so, quello che so è che la Democrazia Cristiana per 40 anni ha tenuto insieme il diavolo e l'acqua santa e c'è riuscita, l'ha fatto nel nome del potere. La Democrazia Cristiana, che era, come è stata chiamata, la balena bianca, ha tenuto insieme di tutto. C'era di tutto, e 40 anni, e ha governato, e ha condotto e ha espresso una classe dirigente, bene o male, negli ultimi anni no, ma all'inizio una classe dirigente che ha portato l'Italia dentro il mondo industriale. La politica lo può fare, se la, vuole. La politica, se vuole, lo può fare. In quel caso era in nome del potere, ma insomma. La politica hanno è potere. Tenuto 40 anni, qua è una legislatura, insomma. La politica è potere, insomma. Prima dicevo Guicciardini, passerei facilmente a Machiavelli se non volessi tornare a Leopardi. Sa dove la porto? La porto a Napolitano. La porta a Napolitano, perché oggi è successo un fatto molto importante. Al Quirinale il Presidente della Repubblica è stato ascoltato dai giudici che indagano su una ipotesi di trattativa Stato-mafia per ottenere che la mafia si fermasse da degli attentati e in cambio dare degli allentamenti sul rigore carcerario. Guardi come Filomena Leone ha raccolto dei pareri su quello che è successo oggi, poi chiederò il suo. Thank you.
Buongiorno signora, come mai è qui al Quirinale oggi? Io ho una visita guidata, non vedo nessuno, ma come mai? Lo sa che cosa succede oggi al Quirinale? No, non lo so. Allora, questi erano che non si sapeva cosa succedeva, non erano i pareri autorevoli che l'avevano inventato. Adesso però ci vediamo il servizio che avevamo chiamato. Filomena Reone, si sbaglia, succede nelle migliori famiglie. Sì, figlio. Napolitano ha ascoltato al Quirinale. Che effetto le fa? Io credo che l'audizione di Napolitano al Quirinale è una dimostrazione di uno Stato che funziona, di una giustizia degli uguali, dove si applica il principio di uguaglianza e tutti i cittadini, perfino il capo dello Stato, viene sentito come teste quando è in ballo la verità, una verità così pesante come quella della stagione delle stragi e della trattativa dello Stato con la mafia. Ma secondo me il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto dire ai magistrati di Palermo che indagano su un capo d'accusa che non esiste: statevene a casa che ho altro da fare. Mi sembra l'interrogatorio di Napolitano inutile, come un po' tutto il processo che lo riguarda. Mi sembra ennesima legna bagnata su un processo che fa appunto fumo, a margine poi anche di un presunto reato che non si capisce quale sia. Io ogni volta me lo devo leggere, perché sarebbe violenza o minaccia nei confronti di un corpo politico amministrativo ai fini di condizionarne l'esercizio, banalmente chiamato trattativa, che non è neppure un reato. Un danno d'immagine per l'istituzione del Presidente della Repubblica o normale applicazione della legge? Un danno d'immagine io direi di no. Altro sarebbe stato se Napolitano si fosse sottratto a questa deposizione, cosa che avrebbe anche potuto fare. Un danno per il funzionamento della giustizia, perché quando un processo è inventato, quando è una cialtronata mediatica fatta per protagonismo dei magistrati, coinvolgervi il Presidente della Repubblica vuol dire mettere in mora e sostanzialmente sospendere le regole di una giustizia giusta. Ci saranno conseguenze politiche? Non possono esserci conseguenze politiche da un'udienza. Il processo va avanti e ci sarebbero gravi conseguenze non politiche, ma conseguenze nella fiducia dei cittadini nello Stato. Ma mi spiace dover essere drastico, ma credo che non ci saranno conseguenze in generale giudiziarie e figurarsi politiche. Che idea si è fatto di questa vicenda? Lo scandalo, se vogliamo, più scandaloso della storia della nostra Repubblica, e cioè che lo Stato, a volte solo apparentemente, ha fatto la guerra contro la mafia, anzi ha mandato in una scoperta alcuni suoi servitori senza coprirgli le spalle, addirittura alle loro spalle, addirittura dopo la loro morte, scendendo a patti con la mafia. Vedere il Presidente della Repubblica coinvolto in questa situazione senz'altro non può lasciare indifferente chiunque si occupi direttamente o indirettamente di diritto pubblico e costituzionale. Dobbiamo sapere la verità, il Paese ha diritto di sapere che cosa è successo in quegli anni. È un capitolo del cortocircuito politica, giustizia, informazione? Sì, Berlusconi non bastava più, ne serviva un altro, hanno scelto Napolitano per fare un po' di cacciare. Il vero cortocircuito è stato il cortocircuito fra Stato e mafia, di uno Stato che ha cercato la trattativa con la mafia mentre c'erano ancora i morti per strada di tanti servitori dello Stato e tanti cittadini innocenti. Il cortocircuito lo viene creato ad arte, all'esterno, per dimostrare che la giustizia in Italia è un'anomalia. I rapporti tra politica e giustizia sono, diciamo, da lungo tempo intossicati e c'è sempre la sensazione che un potere cerchi di prevalere sull'altro. Chi ne esce male? Doveroso l'accertamento della verità, però trovo che alla fine qualche schizzo di fango, anche del tutto gratuito, possa arrivare non solo alla persona, in questo caso Napolitano, bensì all'istituzione. E quello che sta a cuore ai cittadini è proprio questo, evitarlo. Allora, lei che ne pensa? Doverosa la verità o uno sfregio all'istituzione? No, nessuno sfregio. Ricordo due precedenti. Uno, che quando il presidente degli Stati Uniti d'America, paese uno degli uomini più potenti del mondo, si trovò implicato in una cosa vergognosa, perpetrata, è il caso di dire, nel suo ufficio, nell'esercizio della sua carica, ai danni, con la complicità, se vuole, di una stagista, venne messo a nudo
intendo in senso proprio e figurato. Sia dalla stagista che dalla giustizia. Sì, la stagista si era limitata alla parte per il tutto, ma venne messo a nudo venne messo a nudo davanti al mondo. Ecco, primo. Secondo, più drammatico. Ai tempi del rapimento Moro si pose lo stesso problema, trattare o no con le Brigate Rosse. Come lei sa, io stavo in un giornale di cui condividevo in pieno la linea, che è la Repubblica, che era per non trattare con le Brigate Rosse. Ma c'era un largo settore, a cominciare dai socialisti, e poi una certa parte della Democrazia Cristiana, che voleva invece la trattativa con le Brigate Rosse. Non ci fu la trattativa perché Moro venne assassinato. Se i brigatisti non avessero assassinato Moro quel giorno, avessero rimandato, probabilmente alla trattativa si sarebbe arrivati. Perché? Perché allora, come quando la mafia ha cominciato a fare gli attentati, lo Stato si è scoperto fragile e incapace di affrontare quel tipo di pericolo. Non ci sono giudizi morali da trarre, bisogna prendere atto dello stato di fatto. Tutto il resto poi riguarda i magistrati. Senta, chiudiamo tornando a Leopardi. Oh. Aveva ragione anche quando si rivolgeva ai giovani esortandoli all'impegno in politica, sui valori e sui principi. Come? C'è un altro discorso che ha un titolo che sembra astratto, si chiama Discorso di un italiano sopra la poesia romantica. Allora lui dice, ma qui stiamo nella storia letteraria. No, non è vero, perché lui parte certo dal romanticismo, che critica in un certo modo, eccetera, lasciamo perdere, ma finisce con un appello ai giovani che, le assicuro, io spero che venga letto nelle scuole, perché finisce con un appello ai giovani che anche quello dovrebbe essere fatto a motto, a memoria, dico più o meno. Abbiate memoria di questo nostro paese, delle ceneri dei nostri padri, di quello che siamo stati e dell'eredità che voi, adesso invento un po', ma insomma il senso è quello che voi è, perché questa povera patria nostra non può essere salvata se non da voi. Ma lei si rende conto? Questo gobbo infelice che scrive la Ginestra, che si confessa nello Zibaldone in un abisso cosmico di disperazione, che lancia un appello così generoso ai giovani. Ma no? Corrado Augias, e questo ve lo suggerisco davvero, il lato oscuro del cuore. Grazie di essere stato con noi. Finalmente. E in bocca al lupo per tutto. Noi ci fermiamo qua.